tipo 2 anni che non porto sul canale questa rubrica e adesso finalmente, attesissimo dal 1° gennaio, sto aspettando questo momento. Finalmente siamo giunti qua con il 5 per un autore, quella rubrica nel quale andiamo ad analizzare un autore attraverso i suoi bestseller o comunque i suoi romanzi. I romanzi devono essere slegati tra di loro, si devono leggere necessariamente 5 romanzi e non di meno, al massimo di più, come è successo in altri episodi. Cercherò di focalizzarmi solo sull'autore, quindi non troverete delle recensioni, ma recensirò solamente il libro che secondo me è il più bello, quindi quello che mi è piaciuto di più durante la lettura. L'autore che andiamo ad analizzare oggi, come ben sapete, è John Green, di cui ho letto negli ultimi 3 mesi i suoi più grandi romanzi, che sono 5. È uscito nel 2017 Tartaruga all'infinito, ma non l'ho letto, poi mi direte voi se è il caso che io lo recuperi. John Green nasce a Indianapolis il 24 agosto del 1977, quindi è della Vergine, è il secondo autore della Vergine che vado ad analizzare. Si specializza in lettere inglesi e studi religiosi. E dopodiché per 5 mesi lavora come cappellano in un ospedale infantile. Questa esperienza lo porterà poi ad ispirarsi per il suo bestseller Colpa delle stelle, che tra l'altro mi ha incuriosito molto il fatto che il suo romanzo più di successo sia stato scritto per ultimo in linea di successione rispetto agli altri 4 che sono usciti prima. E infatti io di questo me ne sono accorta perché Colpa delle stelle è stato il primo che ho letto tra tutti. Essendo il più famoso, guardando bene le date di pubblicazione, mi sono accorta che era l'ultimo. E questa cosa mi ha incuriosito molto e mi ha dato speranza. Vive per diversi anni a Chicago, città che noi troveremo in Will, ti presento Will e comunque altri suoi romanzi. Vive lavorando per un giornale e nel contempo scrivendo Cercando Alaska, che diventerà poi il suo primo romanzo. Cercando Alaska esce nel 2005 e si ispira molto alla sua esperienza scolastica all'Indian Spring School. Infatti notiamo che nel romanzo comunque lui praticamente ambienta tutta la storia all'interno di questa scuola, basandosi principalmente sui rapporti che si creano all'interno dell'ambiente scolastico. Nel 2012 raggiunge il primo posto sul New York Times nella classifica dei bestseller tascabili per bambini, romanzo oltre che molto apprezzato anche super premiato. Successivamente, l'anno successivo, nel 2006, pubblica Teorema Catherine, che io non ho particolarmente apprezzato, ma che evidentemente è stato apprezzato molto, dato che si è ritrovato in finale per il Pritz Award e per il Los Angeles Times Book Award. Quindi diciamo che a livello di trama a me non è piaciuto particolarmente, ma molti evidentemente l'hanno apprezzato. A me non è piaciuto tanto il connubio con la matematica e le materie scientifiche. Città di carta viene pubblicato 2 anni dopo Teorema Catherine, nel 2008, e vince con grande successo l'Edgar Award per il miglior romanzo Young Adult e il Corinne Literature Prize. A me è piaciuto moltissimo questo romanzo, il film da cui è stato tratto un pochino meno, perché comunque nel libro vengono a galla molto di più i significati profondi e psicologici che l'autore ha voluto nascondere dietro ai personaggi principali, ma di questo parleremo nella recensione del 23, perché questo è il libro che mi è piaciuto di più tra i 5 che ho letto e quindi merita la sua recensione personale. Successivamente, John Green collabora con il suo collega ed amico David Levithan per scrivere e pubblicare Will, ti presento Will. Un romanzo non molto conosciuto, ma che mi è piaciuto tantissimo perché ti sorprende. Ti sorprende perché tu pensi di questo romanzo, leggendo la trama, che succederanno determinate cose, ma poi il tutto verte verso un'altra direzione. Tu alla fine del libro ti accorgi di aver completamente confuso la priorità dei personaggi. La cosa mi è piaciuta molto e soprattutto mi è piaciuta molto l'alternanza dei due protagonisti, che si chiamano entrambi Will, e lo stile alternato. Io non mi sono documentata particolarmente, ma suppongo che un Will fosse rappresentato da John Green e l'altro da David Levithan. Questo libro è stato molto apprezzato non solo da me, perché è arrivato finalista per 2 importanti premi editoriali, che sono lo Stonewall Book Award e l'Odyssey Award per l'eccellenza nella produzione di un audiolibro. Non credo abbiano fatto un film da questo libro, ma se mi sbaglio fatemelo sapere qua sotto nei commenti. Nel 2009 inizia a stendere The Sequel, un romanzo inedito
che appunto non è mai stato pubblicato, ma che venne ripreso poi successivamente da Green per scrivere il suo bestseller. E qui, rullo di tamburi, arriviamo finalmente al libro che tutti stavate aspettando. Colpa delle stelle prende appunto ispirazione da questo romanzo inedito e non concluso, The Sequel, e come dicevo prima, dalle esperienze fatte post-studi nell'ospedale infantile. Un libro che veramente ha sfondato sia per il film che ne è stato tratto, di cui vedete qui la copertina, sia per la toccante storia che circonda l'amore tra Hazel e August attraverso la loro malattia e comunque il combattere questa malattia. Questo romanzo, posso dirlo con certezza, ha ispirato innumerevoli altri romanzi young adult che hanno lo stesso tema, di cui alcuni di uscita molto molto recente. John e suo fratello Hank hanno un rapporto molto stretto, infatti creano una sorta di community social attraverso YouTube, attraverso il loro blog, sotto il nome di Vlog Brothers. John organizza annualmente degli eventi tra youtuber, tra cui la VidCon e il Project for Awesome, che è un ritrovo di youtuber, ritrovo virtuale, organizzato in dicembre, quindi 17-18 dicembre, da quello che ho potuto capire, ma comunque zona natalizia, ecco, nel quale ogni youtuber ha il dovere, partecipando, di pubblicare un video il quale ricavato verrà devoluto a delle associazioni no profit o comunque di beneficenza. Iniziative entrambe molto interessanti, soprattutto il fatto di coniugare la vita professionale da scrittore con una vita social, ecco, secondo me è una cosa molto interessante e abbastanza innovativa, tenendo conto che John Green non è un autore di oggi. Vive in Indianapolis con la moglie Sara, che si fa chiamare nei suoi video su YouTube lo Yeti perché non vuole assolutamente apparire, quindi John Green le ha pioppato questo nickname molto simpatico, e vive anche con i figli Harry ed Alice e il cane Willy. E a questo punto mi viene da pensare che per Will, ti presento Will, si sia ispirato al suo cane per trovare questo nome così comune. In un ritrovo su Google Plus, dove conferì con l'ex presidente Barack Obama, John Green gli fece una domanda e gli chiese come avrebbe dovuto chiamare la sua secondogenita. Barack Obama non volle rispondere a questa domanda, ma lo ispirò per lo slogan che a tuttora è lo slogan di Vlog Brothers. Gli disse, parafrasato, di dirle sempre: ricordati di essere meravigliosa. È una frase molto bella, secondo me, e che tutti dovremmo fare nostra. Cosa penso invece io dell'autore? Leggendo questi cinque romanzi mi sono accorta che appare John Green come un autore abbastanza superficiale come stile, e tu leggi, continui a leggere pensando che non voglia passare nessun tipo di messaggio al di là della formazione di base di un adolescente. A fine romanzo, però, alla fine di ognuno di questi romanzi, ti accorgi che in realtà ti voleva passare molto e che ti ha passato molto, che tu hai letto la storia per come ti aspettavi che fosse, ma che alla fine ne sorgono veramente dei significati non solo di formazione adolescenziale, l'argomento principale di tutti i suoi romanzi. Ti accorgi che ti passa anche delle informazioni a livello proprio morale, quindi di valori come l'amicizia, l'amore, valori sociali, valori di lotta per le classi sociali. Questa cosa risulta molto interessante, lo fa risultare come molto più profondo di quanto non appaia. Lo stile è molto scorrevole, infatti sono tutti romanzi fruibilissimi dagli adolescenti, anche coloro che non leggono, e sono stati letti da molti adolescenti. Lui è diventato molto molto famoso ancora oggi, ha più di 10 anni dal suo primo romanzo, comunque i suoi scritti vengono venduti tantissimo, soprattutto Colpa delle stelle, ma anche gli altri, Vagusti, insomma. A me sono piaciuti alternati. In generale, se ti piace lo stile, principalmente sono delle garanzie. Mi ha passato molto, non è diventato il mio autore preferito, ma io suppongo che John Green, ispirandosi al periodo young adult, effettivamente, quindi al periodo pre-ingresso nella vita adulta, sia stato per lui il periodo più proficuo, forse perché comunque in quel periodo, nel periodo scolastico, nel periodo in cui stava finendo gli studi, è arrivato il talento, è arrivata l'ispirazione per iniziare a scrivere dei romanzi, e al contempo è stato probabilmente anche per le relazioni e le amicizie il periodo più proficuo, perché comunque lui si vede palesemente che si ispira a quel periodo per scrivere i suoi romanzi. E poi, piano piano, non so bene di preciso da quali esperienze, perché giustamente la privacy ce l'ha anche lui,
Però sicuramente si è ispirato a delle esperienze precise per scrivere ognuno di questi romanzi. Questo è quanto. Io ho terminato il mio bel film mentale sulla persona di John Green, che non conosco personalmente, ma che ho apprezzato moltissimo attraverso la lettura dei suoi romanzi, e di conseguenza questi 5 romanzi ve li consiglio. Il prossimo autore che andrò ad analizzare ve lo svelerò il 1º aprile. È un autore della mia infanzia, mi piace tantissimo, uno dei suoi libri l'avrò letto almeno 3 volte quando ero piccola. Invece vi consiglio caldamente di andarvi a vedere lunedì la Books Review di Città di Carta, che tra questi è il libro che ha ottenuto il voto più alto. Spero che questo video vi sia piaciuto, che il ritorno di 5 per un autore vi abbia allietato e fatto compagnia. Qui trovate tutti i miei social dove potete contattarmi, commentarmi e sostenermi. Se questo video vi è piaciuto, lasciatemi un like. Andate a recuperarvi anche i precedenti, e se questo format e gli altri format che porto sul canale vi piacciono e vi tengono compagnia, iscrivetevi e cliccate sulla campanella per ricevere una notifica ogni volta che pubblicherò un video. Qui invece trovate la mail per le collaborazioni, scrivetemi pure, io sono aperta a collaborazioni di qualunque tipo. Ci vediamo lunedì con la Books Review, e con il prossimo 5 per un autore ci vediamo il 21 giugno. Ciao, un bacio, al prossimo video!